è l'assegnataria di una borsa di studio per questa ricerca molto importante che riguarda le aree interne. Ecco, come declinerà il suo lavoro? Questo dottorato, prima di tutto, bisogna dire, è un dottorato comunale, quindi sarà fondamentale la ricerca grounded sul territorio, in questo caso i comuni dell'area del Fortore. L'elemento portante di questa ricerca sarà proprio la dicotomia tra il pubblico e il privato, le comunità territoriali appunto di questi comuni e le rispettive istituzioni, come interagiscono tra di loro e quali sono le aspettative future relative ai progetti della strategia SNAI. Ecco, alla fine di questa sua ricerca immagino ci sarà un elaborato. Certo, come ogni dottorato, questa ricerca proporrà una tesi appunto sul progetto, quindi si strutturerà su tutte le scoperte, le interviste e così via fatte in questi 3 anni appunto che riguardano il progetto. Il comune di Gambatese è il comune capofila di un progetto che riguarda 6 comuni dell'area del Fortore. Il tema centrale è quello delle aree interne, queste lo sono. Ecco, da dove nasce questo vostro impegno? Che cosa vi aspettate? L'impegno sul tema delle aree interne nasce già da qualche anno, direi dal 2014, che insieme non solo ai comuni che hanno partecipato al bando per il finanziamento della borsa di dottorato che presenteremo tra poco, ma che insieme a tutti i comuni dell'area del Fortore, i comuni dell'area SNAI e del progetto pilota del Fortore, è da anni che stiamo ragionando e stiamo approntando progetti per venire fuori da una situazione di isolamento che caratterizza i piccoli paesi delle aree interne e trovare insieme la soluzione a quelle che sono le criticità, allo spopolamento che comunque è forte e che mette a serio rischio la tenuta del tessuto sociale e culturale. Stiamo facendo veramente da anni uno sforzo enorme per valorizzare i nostri patrimoni culturali e farne uno strumento di sviluppo di queste aree che vanno assolutamente preservate, perché sono aree di una bellezza unica e che davvero hanno tante risorse importanti sia dal punto di vista ambientale, naturalistico, ma anche e soprattutto dal punto di vista culturale. Quindi non si può assolutamente consentire che le nostre aree continuino in questa situazione. Vanno aiutate e bisogna trovare il modo per attrarre, per far sì che si generino nuove residenze nei nostri comuni, di questo che abbiamo bisogno. Ovviamente l'occasione della collaborazione con Unimol è stata proficua per poter dare finalmente allo studio delle criticità, delle problematiche, delle aree interne, ecco, anche un approccio di tipo scientifico, non più estemporaneo, ma basato su una ricerca puntuale e scientifica, con un'interlocuzione diretta con i territori e con i loro rappresentanti e con i sindaci in particolare. Quindi grazie alla collaborazione con Unimol abbiamo partecipato al bando dell'Agenzia di coesione per il finanziamento di borse di dottorati comunali per lo studio delle problematiche, delle criticità, ma soprattutto per il rilevamento dei bisogni delle aree interne. E siamo qui, siamo stati
l'Unimo, insieme ai comuni del Fortore, è stata l'unica università ad essere finanziata e partiranno, è già partita la borsa di dottorato che durerà per 3 anni. L'importo del finanziamento è di 25.000 euro per ogni anno. Ecco, Sindaco, quali sono questi 6 comuni che partecipano al progetto? Allora, i comuni formalmente siamo Gambatesa, Comune Capofila, poi c'è Riccia, Pietracatella, Jelsi, Gildone e Toro, ma come dicevo è comunque attività questa che coinvolge tutta l'area del Fortore, che è comprensiva anche dei paesi di Macchia Valfortore, di Monaciglioni, di Sant'Elia Pianisi e di Tufara. Sono aree con le quali stiamo, paesi con cui lavoriamo da tempo e con cui c'è anche una contiguità territoriale e una comunanza anche di tradizioni sotto molti punti di vista. Finisce qui questa puntata di Viaggio in Molise. Al Castello di Capua di Gambatesa si è discusso, lo abbiamo sentito nelle interviste dei protagonisti, di aree interne, di isolamento, di aree marginali, di quali possono essere le possibilità per uscire da questo stato di isolamento e per sviluppare questi territori. Ci sarà un importante studio, una borsa di studio triennale comunale varata in collaborazione con l'Università del Molise, che darà dei frutti e che darà dei risultati, soprattutto darà delle indicazioni su questi territori. Viaggio in Molise finisce qui questa nostra puntata, ma voi continuate a seguirci sul canale 11 di Telemolise 1, canale 12 Telemolise 2, canale 212 Molise, 1880 del digitale terrestre per Roma e il Lazio, e in più sui nostri social Facebook, YouTube e Amazon Fire. Alla prossima puntata.